Signor Presidente del Consiglio, ho letto con attenzione le sue dichiarazioni il giorno prima di Pasqua su Bagnoli. E, essendo anche una giornata prepasquale, ho pensato che nelle sue dichiarazioni ci potesse essere finalmente un sussulto, in qualche modo anche di verità, di dignità, quando lei ha sostenuto che Bagnoli è una vergogna nazionale. Ho pensato al fatto che il Presidente del Consiglio potesse chiedere scusa o che potesse essere un'assunzione di responsabilità. Perché, veda, signor Presidente del Consiglio, Bagnoli è da tanti anni che versa in una situazione di grande difficoltà. A Bagnoli, per colpa di una certa classe politica, c'è stato uno sperpero di denaro pubblico incredibile, un disastro ambientale. I principali responsabili di quello scempio sono proprio persone che appartengono al suo partito, signor Presidente del Consiglio. Come non dimenticare le gestioni in cui il Comune e la Regione erano guidate prima e dopo dal presidente Bassolino, come non dimenticare la stagione che ci ha preceduto, in cui la giunta comunale, di cui era anche l'assessore la sua attuale candidata a sindaco di Napoli Valente, non ebbe nemmeno un sussulto di dignità per costituirsi parte civile nel processo sul disastro ambientale. Ci sono ancora tante famiglie che chiedono giustizia. Quindi, quando ho sentito vergogna, ho pensato: ah, finalmente il segretario nazionale del Partito Democratico, il Presidente del Consiglio, chiede scusa ai napoletani, chiede scusa del ritardo della bonifica di così tanti anni, assume una responsabilità oggettiva, politica, di quello che tante esponenti del Partito Democratico hanno messo in atto in questi anni. Poi non mi sono meravigliato che il primo anche che si è schierato con lode a sostenere il suo intervento è stato un altro candidato a sindaco di Napoli, Lettieri, che lei venne del resto a trovare di notte volando in elicottero come un pipistrello qualche tempo fa nella nostra città, il che non mi meraviglia, perché questa città, prima che noi diventassimo amministratori, era trasversalmente amministrata da un centro-sinistra e un centro-destra. Era molto forte la commistione tra politica e prenditori di soldi pubblici, tra la politica e una certa parte di impresari della finanza della nostra città. Poi ho continuato a leggere con attenzione, signor Presidente del Consiglio, la sua dichiarazione, e ho capito che non era un momento di resipiscenza, se vogliamo di umiltà, ma se vogliamo anche sinceramente di cambio verso, come ama spesso dire lei, e gliene avrei dato e sono ancora pronto a dargliene atto, perché è giusto che se si cambia bisogna riconoscerlo. Però lei a un certo punto dice: finalmente con Bagnoli partiamo, dopo che il Comune, nonostante il fatto che il Comune ci abbia fatto perdere tanto tempo. Veda, Presidente del Consiglio, il Comune non le ha fatto perdere nessun tempo, perché noi in questi 5 anni, tra mille difficoltà, senza soldi e con tanti ostacoli, anche su Bagnoli abbiamo cercato di scrivere una pagina diversa. Abbiamo fatto una delibera su iniziativa popolare che preservi la spiaggia pubblica da speculazioni di tipo privatistico, abbiamo adottato un piano di cui se ne è discusso in giunta, in consiglio comunale, nelle assemblee popolari, nelle scuole, tra gli ordini professionali, un piano che prevede balneazione, tutela del paesaggio, lungomare, archeologia industriale, parco, edilizia sostenibile, ricerca, impresa, abitazioni belle a prezzi contenuti, piccola e media impresa, insomma un piano sicuramente perfettibile, ma che è fatto nell'interesse della città. E anche il ricorso che abbiamo fatto non le ha fatto perdere tempo, perché, signor Presidente del Consiglio, se lei avesse tenuto fede al protocollo firmato il 14 agosto del 2014
14, dove si indicavano le procedure da adottare semplificate per partire subito su Bagnoli. Noi in questo anno e mezzo avremmo fatto tante cose. Loro una cosa avrebbero dovuto fare, loro intendo voi, signor Presidente del Consiglio e donne e uomini del governo, fare la bonifica che ancora non avete fatto, e forse vi siete mossi solo perché questa città ha avuto il coraggio, unica in Italia, di adottare il 3 dicembre 2013 un'ordinanza: chi inquina paga. E tra gli inquinatori dello scempio di Bagnoli c'è una società che si chiama Fintecna, che è detenuta al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, cui proprietà è il governo della Repubblica Italiana. E un altro soggetto inquinatore è la Cementir, un ben noto gruppo di costruttori del nostro paese. Se noi non avessimo fatto quel ricorso, non si sarebbero smascherate le commistioni opache, torbide, tra presunto interesse pubblico e ben individuati imprenditori proprietari dei suoli. Non ci sarebbe stata la modifica legislativa sulla società di scopo. Il Paese non avrebbe parlato dello scempio che volevate costruire e che ancora volete costruire all'interno di una cabina di regia in stanze chiuse con tanto puzzo di compromesso morale. Quindi non le abbiamo fatto perdere tempo, signor Presidente del Consiglio. Lei la bonifica la poteva fare, la deve fare e l'aspettiamo ancora. E semmai il commissariamento che lei ha deciso improvvidamente in violazione di Costituzione, che ha rallentato, che non ha messo in campo quelle procedure di urgenza necessarie per intervenire dopo anni e anni di ritardo. Poi, signor Presidente del Consiglio, ho anche letto che lei vorrebbe realizzare Bagnoli come per il valico tra l'Italia e la Francia, pensando alla TAV, o come all'Expo di Milano, e lo vuole fare con o senza il Comune, signor Presidente del Consiglio. Noi siamo contro quell'opera pubblica come la TAV, che ha sventrato definitivamente una montagna che Madre Natura aveva consegnato all'Europa. Si sono spesi miliardi e miliardi di euro e il territorio è stato contrario, ha resistito. Un'opera pubblica inutile, faraonica, della quale hanno goduto evidentemente mafie, affaristi, imprenditori senza scrupoli e una mala politica. A Napoli non serve l'Expo, signor Presidente del Consiglio. A Napoli l'Expo è la nostra terra, la nostra cultura, il nostro mare, i nostri giovani, il nostro territorio, le nostre bellezze, quello che vogliamo valorizzare, preservare, conservare, anche dalle sue trivelle, signor Presidente del Consiglio, che noi proviamo a difendere l'articolo 9 della Costituzione. E poi a Napoli funziona così, signor Presidente del Consiglio, nel momento che lei dice con o senza il Comune: ogni 5 anni si vota e il popolo elegge un sindaco. Da noi a Napoli funziona così. Non funziona che si diventa Presidente del Consiglio con una manovra di palazzo, non funziona che poi si prova a governare facendo accordi con persone condannate in primo grado per corruzione. Da noi non funziona che si salvano le banche a danno dei risparmiatori. A noi funziona che si elegge un sindaco. Poi può capitare che questo sindaco governa senza soldi, tra mille difficoltà. Poi può capitare che questo sindaco sbagli e fa tanti errori. Poi capita anche che in questa città la gente si riappropria dei propri territori, le persone cominciano a fare politica, liberano spazi occupati, si accende l'entusiasmo e la voglia di poter essere protagonisti del cambiamento, si realizzano agorà, si prova a costruire quella connessione tra rappresentati e rappresentanti. Signor Presidente del Consiglio, a Napoli funziona che la Costituzione si prova a difendere, si prova ad attuare. Allora è impensabile poter realizzare e costruire Bagnoli senza la città, signor Presidente del Consiglio. Quindi se lei in quel suo appello fa una chiamata al dialogo istituzionale, noi non aspettavamo altro, signor Presidente del Consiglio. Sono mesi che lo diciamo. Noi vogliamo dialogare col governo nazionale, col governo regionale, vogliamo dialogare nel rispetto della Costituzione repubblicana. E lei, che è un esponente del governo nazionale, non può non sapere che la tutela del paesaggio, la pianificazione urbanistica, le scelte del territorio sono materie che appartengono alla città,
ai suoi abitanti, al suo popolo, ai rappresentanti democraticamente eletti. Allora, signor Presidente del Consiglio, se lei pensa di venire a Napoli il 6 aprile per riannodare un dialogo istituzionale nel rispetto della Costituzione, noi siamo molto felici di accoglierla, signor Presidente del Consiglio. Se lei però pensa di espropriare la nostra città, di mortificare la dignità di questo popolo, oppure di realizzare scempi che lei vorrebbe realizzare dalla TAV in Val di Susa al ponte sullo stretto per far unire Reggio Calabria e Messina non dal paesaggio ma da altro, o fare le trivelle, bene signor Presidente del Consiglio, bene che lei sappia che a Napoli c'è un popolo che sa resistere alle prepotenze e ai soprusi. E quindi questo popolo e questa città, come forse lei sa, e se non lo sa provo a spiegarglielo in pochi secondi, è una città che ha come elemento costitutivo la resistenza a ogni forma di violenza e di occupazione. Quindi questa città sa respingere le occupazioni militari, sa respingere le occupazioni mafiose, sa respingere le occupazioni istituzionali. Quindi sia al dialogo se è nel rispetto della Costituzione, sia al dialogo se si rispetta la volontà popolare e la dignità di una comunità. Se lei pensa invece di mettere le mani sulla città, signor Presidente del Consiglio, come è capitato anche ad altri, sarà con fermezza e risolutezza respinto. A presto, signor Presidente del Consiglio.